ciccine. Comincio con un costume ed è un bikini acquistato su una bancarella e mi ha colpito subito il colore e il ricamo. È questo verde acqua, il costume a fascia e ha la sua stringhetta solita e ha tutto questo ricamo, cioè è proprio ricamata, il tessuto è ricamato, cioè non sono cose appiccicate che poi si staccano. Non sono cose stampate che poi sbiadiscono, è proprio un ricamo fatto sul tessuto. Le coppe al solito si possono estrarre per lavarlo. La marca è K ed L, ah, Keep Lavani. Keep Lavani, questa è la marca. È una taglia 44, ma è una 44 veramente striminzita. E lo slip è come li uso io, insomma io sapete ormai li uso a brasiliana, per cui non mi piace proprio lo slippino classico della nonna, mi piacciono le brasiliane. E pagato, veramente una fesseria, pagato 4 euro, veramente una fesseria. Poi un toppino, questo è un toppino basico, toppino grigio melange da usare così su un leggings, su un jeans, su un pantalone bianco. O su una gonna, io ho una gonna lunga di quella con gli spacchetti di lato che ha lo stesso grigio e quindi messa assieme sembra quasi un abitino intero, pagato tipo 3 euro. Poi vi ho parlato del negozio Smile, qualcuno di voi l'ha trovato anche su Facebook, cercatelo, io non l'ho trovato, devo essere sincera. Comunque qui a Messina c'è un negozio, si chiama Smile, non è un negozio cinese, è un negozio di italiani, gestito da italiani. Con prodotti italiani mi hanno assicurato che sono tutti prodotti italiani, che loro non trattano prodotti cinesi, per cui insomma anche questo è positivo. Ed è questa maxi canotta con le punte, c'era di tanti colori, io l'ho presa blu notte, non è nera, blu notte col bordino bianco, poi c'era bianca col bordino blu, poi c'era nera mi pare col bordino bianco. E se non sbaglio c'era anche tipo verde col bordino bianco, insomma, ha tutte queste punte, è una di quelle che veste molto molto larghe, sono taglie uniche, quindi vestono dalla 40 fino alla 48 tranquillamente, forse anche alla 50, quindi insomma non stringono, non segnano, provatele perché sono carine. Sempre da Smile, ormai sapete che io mi sono affezionata, quando mi affeziono a un negozio mi ci trovo bene e loro sono carinissimi, quindi veramente mi ci trovo benissimo. Ho preso questi short, sono neri, sono in georgette, semplicissimi. Devo ancora capire se sono trasparenti, spero di no, eventualmente mi toccherà mettere qualcosa, però quando li ho provati non sembravano trasparenti, speriamo di no. Ce li hanno di tutti i colori, marrone, senape, blu, bordeaux, e ce li hanno anche in varie fantasie. Carine anche le fantasie, io ho preso quella più semplice perché è più facile insomma da sfruttare. Pagato 6 euro. Anche la maglia di prima blu e bianca pagata 6 euro. Questo è uno spettacolo che purtroppo non renderà. È un abito. Sopra è fatto così, ha la canotta bianca sotto perché poi ha quella sopra verde che è molto molto scollata lateralmente. È un verde militare ed è lungo, 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 lungo. Stranamente però ha una forma strana, cioè, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, vedete, lateralmente ha come questo palloncione. Addosso sta morbidissimo e devo dire che toglie due taglie, cioè è largo però vi toglie due taglie, non vi allarga. Tra l'altro ero indecisa perché è abbastanza impegnativo, però con le zeppe, con quelle che vi ho fatto vedere nell'altro video, con queste non tocca a terra, eppure queste non sono molto alte e neanche io sono molto alta, quindi insomma tranquillamente una ragazza più alta di me lo mette anche con l'infradito. Poi me l'ha fatto provare anche con un cinturino in vita e devo dire che è carinissimo sia col cinturino sia senza cinturino, quindi veramente è bello. C'era anche in altri colori, se non sbaglio c'era in giallo senape e in nero o blu notte. Ma io mi sono innamorata proprio del colore, questo verde militare è stupendo e quindi va bene, 10 euro questo. Poi, ta-ta! Altro abitino, questo ce l'avevano in mille colori, blu, nero,
A me piace il grigio melange, lo sapete, lo trovo poi sportivo. Siccome lo voglio mettere con le Converse, lo trovavo più carino. Ed è un abitino molto largo, scollo a canotta, è una taglia unica anche questa, quindi veste più taglie. Un po' più corto davanti e un po' più lungo dietro. Non è molto corto, mi sarebbe piaciuto se fosse stato un pochino più sopra del ginocchio, insomma un pochino più corto. Visto che comunque è un abitino che metto con le scarpe basse. E, insomma, è bello largo, lo preferivo un pochino più corto. Effettivamente è tagliato a vivo, potrei anche accorciarlo io, ma non voglio fare danni, tagliarlo storto, quindi evitiamo. Pagato 6 euro, 6 euro anche questo. Sempre da Smile, ve l'ho detto, mi sono affezionata, ve l'ho detto. Sempre da Smile. Questa, scusate che l'ho attorcigliata. Questa tutina fondo nero, tutta fiorata, davanti ha lo scollo un po' alla Marilyn, bello profondo. E poi è appunto una tutina, quindi col pantaloncino molto corto. Allora, l'ho pensata senza nulla sotto, col costume, quindi per andare insomma in spiaggia o in posti di mare, quindi col costume sotto, oppure con una fascia. In modo che si veda dietro la schiena la fascia e che copra un pochino anche qui perché è un po' molto molto scollato. Quindi anche con la fascia e con infradito, col tacco diventa molto più sexy, con l'infradito diventa un po' più easy e appunto e poi per il mare ancora più easy, quindi come volete, insomma. 12 euro, la tutina è una di quelle cose che è costata un pochino di più da Smile, perché poi, come vi dico sempre, le cose costano 6 euro, 3 euro, 10 euro, 8 euro, ecco quello. Ultima cosa, no, penultima cosa. È questo abitino. Abito lungo, allora lo scollo, mi piacciono queste manichette che sono quelle che non sono né a canotta né a manica proprio corta, le mezze manichette che adoro. E fondo bianco con queste righe oro, molto molto bello, non rende forse in camera, non rende la bellezza di queste righine oro. E poi è lungo, non lunghissimo, diciamo fino a metà polpaccio, quindi non proprio fino ai piedi, con gli specchietti laterali. Carino, veramente carino, aderente non troppo, cioè morbido, scende morbido, quindi mi piace perché non segna e non allarga nonostante abbia le righe in orizzontale e non in verticale. Sempre nell'outlet delle Everlast, ovviamente non hanno solo scarpe sportive, ma hanno anche infradito, ciabattine, sandali, scarpe da cerimonia, un po' di tutto. Ho intravisto di sfuggita queste e me ne sono innamorata. Sono delle scarpe, delle zeppe, per... Ah, mi sono uccisa un'unghia. Delle zeppette, sono veramente leggerissime, non troppo alte, quindi comunque comode per starci, insomma, più tempo. Tutte in vero cuoio. Quindi hanno il cuoio nel cinturino, il fondo è di cuoio e anche tutte le striscette sono di cuoio. C'era marrone beige, poi marrone e questo rosso bordeaux. Sinceramente marrone beige era un colore più neutro, sicuramente da utilizzare più facilmente, però al piede non lo so. Mi sono innamorata di questo rosso e non ho potuto farne a meno. Anche queste. Ecco, c'era un pezzo di cosa trasparente. Anche queste con lo sconto sullo sconto. Quindi costavano tipo 60 euro. Poi con lo sconto venivano 40. Con lo sconto sul prezzo outlet venivano 28 euro. Insomma, le ho pagate 28 euro. Veramente un affarone per una scarpa comunque di qualità. Harley Mod è la marca. Harley Mod, questo credo lo troviate solo in negozi di scarpe Made in Italy o comunque insomma negozi di scarpe. Vera pelle nel plantarino, insomma ha la fascia in vera pelle qui attorno e sono comode, molto comode. E poi ultima cosa, sempre da Smile, questa cintura mi serviva, una cintura a dire la verità io la cercavo ancora più sottile ma non c'era. Una cintura in blu elettrico che serve sempre, ho delle cose blu elettriche però non avevo la cintura, quindi ecco una cintura in vernice, niente di particolare, però insomma per la cifra che costava 3 euro si poteva fare. Tra l'altro se vi servono cinture ce le avevano anche in giallo, in rosa, in Tiffany, in diversi colori.
Questo era tutto, vi ho fatto vedere tutto, sì, e nulla, ci vediamo al prossimo video. Bacio.